Salve Giusy Maglia, benvenuti in questo nuovo episodio dove andremo alla baita del sangue, mi pare che si chiama, dove ci scontreremo con tutte le altre vampirata. Oggi sarà un episodio epico, degno dei Pirati dei Caraibi. Ok, fammi vedere se la pista è giusta. No, oh cavolo, vabbè, possiamo perdere e mi sbatto di questo qua che poi non mi sembra neanche bello forte. Dai Maurei, sbrigati, gira la nave. Oh cavolo. Ripareremo il danno come potremo. Bene, qua li ha buttata in tiro. Dobbiamo fargli il più danno possibile. Quindi all'area in mezzo. Sì, un po' così, penso che basta. Allora vediamo. Fuoco! Beccato in pieno. Arg! Dare fuoco! Oh, prendiamo acqua! Oh, ma quella è dura a morire, Pessima mossa venire da questa parte, così becchi là tutto il fuoco della nave. Perfetto, adesso un colpo di cannone l'affondo. Andrei là in bazzo, ma non ci voglio. Addio! Ok, proprio con dentro l'angolo, benissimo. Bene, eccoci arrivati alla baita. C'è giusta direzione, perché non mi sembra. Ah no, è giusta. Stiamo per imbatterci in un gruppo di pescecani dalla vela rossa. Tutti pronti? Eccellente, ne abbiamo allontanato uno dal resto della flotta. Abbordate il vascello nemico quando l'albero maestro sarà caduto. Dobbiamo scoprire lo schema delle ronde del clan. Organizzandoci dovremmo riuscire a tendere loro degli agguati quando sono in piccoli gruppi. Ok. Agli ordini, capitano. Non è che sono il capitano, ma vabbè. Sul Titanic. Oh. Aia, vabbè. La rebazzo. Occupati di questo capitano dei Vela Rossa e i suoi si arrenderanno di sicuro. Il poi è piccolino, che è anche forte. Ma va a trovare un bagno. Voilà. Bene, ho
peso e cartuzze rosse. Ottima azione, Sly! Ho analizzato lo schema della ronda e ho segnato il posto migliore per attaccare sulla carta nautica. Vediamo. Dietro, front. Oh, cavolo. No, no. Volevo fare scontri inutili. Ah, bene, la sfida si fa più interessante così. Qua la battaglia è abbastanza dura. È un'andata, ne sono due. Ma il nostro intervento evita solo che la signora. Beccate questo e affonda nel vero senso della parola. Un cattivo prova, vediamo se succede. Affonda. Ma sono un mito! Se vuoi, ma abbiamo già le coordinate del resto della flotta! No, l'affondo, con tutti i ricarichi. Così gli rendo onore. Addio! Bella musichetta. Oh, ecco perché non si muoveva. E dai, vai avanti. Ah, ce l'ha fatta. Ok, dovevo andare adesso. Oh, proprio qua dentro l'angolo. Finalmente tutti gli scogli sono dietro l'angolo, così faccio anche prima. Che bello. Ci stiamo avvicinando a quella grossa. Ah, perfetto. Perfetto, un corno sbagliato. Non ho beccato la X. Ah, ci sono. 4 contro 1, fate attenzione e state fuori dalla traiettoria del fuoco. Ah, ora 4. Ragazzi, se era difficile prima, un 4. Ragazzi, adoro quando fanno il tour, quando fanno il tour, tanto loro lo già affondano, tanto loro lo già affondano.
Un'altra, ok, andiamo a puntare anche questa destra o sinistra? Beh, naturalmente quella di sinistra. Beh, eccoli, siamo pronti. Beh, anche questo colpo finale. Tirare la manovra, mi sa che mi beccano adesso, con i cannoni. No, bene, allora sì, sì, allora beccati in pieno. Sì, no, devo trovare il bottino, visto che è l'ultima nave che colpisco, a trovare, finire con un bel furto. Fatti sotto. Olè. Ah, dovete profumo? Anch'io. Fumo. Voilà! Ah no, mi hanno ammazzato me! Beh, lasciamo perdere! 4 contro 1, fate attenzione, state fuori dalla traiettoria del fuoco! Ma... questi sono tosti! Ma va a cagare! Basta, rimuovi in fretta! Che cavolo, volevo dare anche facilmente adesso! Ho preso contro quel cavolo di pirata! Barle, ragazzi, proprio una seccatura. Basta, non faccio più errori del genere. Da adesso affondo tutte le navi, va? Tanto loro vogliono lo stesso. Una fondata! Quattro contro uno, fate attenzione! Pronto, che barba! E pensare che abbiamo cominciato così bene! Dove quel pirata avevo già finito questa missione, forse. Ma io ho voluto andare anche sulla nave per colpa di Belgri. Tutta colpa sua, quella tartaruga. E non dite che è colpa mia, eh. Ok, io non c'entro. Sento bene che sono andato io sulla nave, però l'ha detto lui, se volevo. E infatti mi ha fatto venire in mente. Eh sì, vado a raffinare la barca, vado ad andare in bagno. Tutta colpa sua. Vabbè. Lasciamo perdere. Dare la colpa a Bentry non servirà a nulla. Non è che do la colpa a qualcuno e... questo livello, ecco, guarda, l'ho già superato perché ti ho dato la colpa. Ah,
fatto, è un bloccato nave di merda, allora se tu sei qua e ti affondo. Dai, dai. Come ho detto, si è liberata dalla mia presa. E affonda. Che carino. Questi cannoni a forma di pesce. Poco. Oh, perché non beccate la sinistra? Girare. Ah, mi è caduta tra le sue piede e non è andata luce Ma vai così! Perché forse riesco a ammazzare questa nave adesso, eh? Si spera! E vai! Ce l'ho fatta! E adesso si seguiamo questa! Bene, mi cambio la destra, ma basta che non mi becco la sinistra, la sono spazzato. È un bersaglio facile, benissimo sul fondo dell'oceano. Sì. Questa volta, sì, questa volta non ti ascolto, l'affondo e basta. Addio. Che bella musichetta. Beh ragazzi, direi di continuare. Siete d'accordo? No. Operazione capovolgere la croce doppia. Il nostro obiettivo, come ben sapete, è salvare Penelope. Sapendo che è astuta, la Fui l'avrà sicuramente rinchiusa in uno dei nascondigli più sicuri. Possono essere 1. Il bastione Tessa. E 2. Il brigantino della testa di morto. Siamo troppo pochi per assaltare entrambi nello stesso momento, quindi dovremo escogitare un trucco. Prima entreremo nel porto e affronteremo la testa di morto. Ricordate però che Penelope potrebbe trovarsi a bordo, quindi non possiamo affondare la nave. Una volta abbattuto l'albero maestro, Sly salterà sul vascello nemico e si arrenderà. Questa è una mossa necessaria per 2 ragioni. Prima di tutto, quella nave è stracolma di pirati, troppi per poterli combattere tutti. Inoltre, è il modo migliore di ottenere udienza dalla Fui. È molto orgoglioso, quindi se lo faremo arrabbiare, si vanterà di sicuro dicendoci dove ha nascosto Penelope. Hai capito, Sly? Fagli perdere le staffe! È l'unica possibilità che abbiamo di salvare Penelope. Una volta scoperto il nascondiglio, studieremo un piano A o un piano B, a seconda della situazione. La Fui è un tipo Waterloo al suo stesso gioco. Beh ragazzi, allora ci rivediamo all'operazione. Ciao!